nostro è un paese che ha una problematica specifica da un punto di vista sismico. Gli ultimi eventi, a cominciare dall'Aquila, al terremoto sull'Appennino Marchigiano, lo dimostrano ampiamente. Negli anni, negli ultimi 30-40 anni, il paese ha avuto danni diretti per almeno 122-150 miliardi di euro. E il grosso problema anche del paese è il dissesto idrogeologico. Tutti hanno ben presente che il nostro è un paese dove appena avviene un evento meteorologico, tra virgolette, definito straordinario, ma non frequente, avviene subito cedimenti e frane. Quindi questo apre la possibilità a diversi tipi di soluzioni, se le vogliamo chiamare così. Sì, la soluzione che noi abbiamo prospettato, quindi io assieme ai colleghi, il professore Lorenzo Pallesi e il collega Angelo Paletta, è quella di rendere obbligatorio l'assicurazione nei confronti del terremoto, facendo anticipare il premio. Stiamo parlando, se tutti si assicurassero, di 100-120 euro all'anno, facendo anticipare questa cifra dai gestori delle multi-utility. Ovviamente il singolo ripartirebbe mensilmente con una piccola quota di 9-10 euro al mese questo importo. A questo proposito ci sarà un appuntamento importante. Eh sì, abbiamo a Roma il lunedì 23 presso la biblioteca della Camera dei Deputati un convegno dal titolo La finanziarizzazione dei rischi catastrofali. Sono presenti, oltre che colleghi che tratteranno il tema e le problematiche partendo dal dato, il numero di eventi che in Italia, ma soprattutto in Europa, significativamente stanno colpendo la regione. Verrà trattato da un punto di vista tecnico lo strumento definito dei catastrophe bond e poi soprattutto ci sarà la chiusura da parte del presidente di ANIA, la dottoressa Bianca Maria Farina, e l'intervento tecnico molto qualificato del direttore generale ANIA, il dottor Dario Focarelli, su come Solvency vede la problematica della ripartizione del rischio catastrofale.